cercavo di capire cosa stesse dicendo su Kiss and Cry. Allora, Yuka Sato era con Valentina Marchei, Jason Dunge, eccolo qui, dare le ultime indicazioni ad Alissa Cisney. Questa pattinatrice dimostra sempre una grandissima eleganza e la sua allenatrice ha scelto per lei la musica di questo show program che sarà accattivante per il pubblico qui a Nizza perché è la via cosa. L'abbiamo vista vincere quest'anno a Skate America, poi ha ottenuto la terza posizione al Trofeo Bonpas, quinta nella finale per la quale si era qualificata, finale vinta dalla nostra Carolina Kostner. E poi, come vi dicevo prima, all'Aia, ultima gara che è stata fatta prima di venire qui al Mondiale, terza posizione dietro le nostre azzurre. Lutz non va per terra. Ma il pubblico riconosce la musica. Hai visto? E non va neanche il loop, un disastro. Per lei sì. Neanche l'Axel, ai ai ai, questo programma rischia di piovere veramente in basso. Non è da lei un programma così. Ti dirò, è un po' da lei. Ultimamente dici ecco, così. Esatto, cioè Alissa era considerata una patinatrice così, capace di grandi disastri o di buone prestazioni. Poi ha avuto l'anno scorso con quel cambio da Jason, sembrava avesse acquisito sicurezza e invece ora da capo. Rimangono le sue splendide trottole senza. Queste sicuramente, certo, tre errori determinanti sugli elementi di salto, Franca. Beh, diciamo che quasi, tecnicamente quasi il peggior programma della giornata. Sai che sono andata a vedere qual è il punteggio, diciamo, da battere però per star dentro, che insomma no, 43-27, ma lei ha dei components sicuramente importanti, però già iniziando a vedere il lavoro che sta facendo il pannello tecnico ha perso dei punti importantissimi. Abbiamo anche un asterisco sul triplo loop, in questo momento non capisco bene il motivo perché manca la combinazione. Ma la deve inserire il pannello tecnico a discrezione. Il triplo loop intanto viene considerato sottoruotato.
poi deve entrarci un più combo, perché quando la combinazione non viene eseguita è il pannello tecnico che la mette d'arbitrio o su uno o sull'altro salto. Sì, eccola qui, doveva farla la sulla prima combinazione, sul primo salto, l'ha messo proprio sul triplo loop. Sì, di solito si fa il ragionamento di andare a vedere quale dei due salti era preceduto da passi, e allora quello è da considerarsi quello che doveva essere da solo, perché quello preceduto da passi. Invece quello che non aveva i passi prima era quello che probabilmente doveva essere in combinazione. Vedere queste immagini veramente un peccato canutone. Per me. Sì. È veramente difficile. Mamma mia, anche storta, proprio come non sapesse minimamente dov'è nell'aria, dov'è nello spazio. E questi sono problemi proprio anche di testa, io credo. Tenuta proprio psicologica. Oddio, anche se mi ha detto anche Valentina che non stava andando bene in allenamento, anche ieri mi ha detto che è stato un allenamento molto molto faticoso, difficile, che non entrava niente, lei era depressa. Certo, poi un allenamento il giorno prima della gara dove non entra niente, penso che poi ti condizioni. Sì. Certo, non entri con sicurezza. Le trottole sono straordinarie, perché bisogna dirlo, infatti ha un livello 4 senza nessun dubbio. Sì, livello 4 su tutte e tre le trottole, sì, naturalmente un buon GOI su tutte e tre le trottole, anche se non eccellente anche lì. Però vediamo. Adesso andiamo a vedere il suo punteggio. Guarda, disperato, piange, è mirabile. 48 e 31, bassissimo, e ovviamente dentro, ma davvero bassissimo questo punteggio per Alissa Cisni, che scivola in dodicesima posizione. L'hanno anche forse sostenuto anche un po' con gli skating skill, coreografia, interpretazione, 6,96. Ovviamente questa inquadratura è impietosa, sono gli occhi pieni di lacrime di Alissa Cisni.